Nuova assemblea dei sindaci della Locride convocata in remoto per l'emergenza Covid. Tre i punti all'ordine del giorno: situazione epidemiologica, valutazione sulla riapertura delle scuole e la nomina del componente della conferenza dei sindaci all'ASP di Reggio Calabria. Quest'ultimo punto è stato rinviato alla prossima seduta, in quanto acceso è stato il confronto sui primi due punti all'ordine del giorno. Ad aprire la vivace seduta è stato il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, che chiede lumi ai presidenti Belcastro e Campisi sulla scelta per lui scellerata di avere due punti USCA nella zona nord della Locride, rispettivamente a Marina di Gioiosa e Caulonia. Bartolo, vista la situazione di due comuni zona rossa nella parte sud della Locride, Platì e Bruzzano, ritiene non idonei due punti, a suo dire lontani e provvisti di un solo mezzo, insufficiente quest'ultimo a coprire le richieste. Aggiunge inoltre l'inutilità del nuovo punto USCA di Palizzi per la vicinanza a Melito Porto Salvo. Un tre contro tutti invece è stato l'acceso tema della riapertura delle scuole. Da un lato i sostenitori della riapertura, Vittorio Zito, Giovanni Calabrese e Vincenzo Loiero, che oggi hanno riaperto i cancelli delle loro scuole. I tre primi cittadini sostengono che i dati dei loro comuni non consentono l'emissione di nuove ordinanze di chiusura. Dall'altra parte la maggior parte dei primi cittadini, alcuni dei quali apriranno il prossimo 7 gennaio, considerando il problema della scuola un problema locrideo. A farsi portavoce il presidente dell'assemblea Katie Belcastro, che propone di chiedere un nuovo parere al responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, Pier Domenico Mammì, che già nelle scorse settimane aveva invitato i primi cittadini a non vanificare gli sforzi che avevano fatto abbassare i dati registrati nella Locride. Alla fine l'assemblea ha accolto la proposta del presidente Belcastro, approvando la richiesta di un nuovo parere sulla situazione della Locride. In merito al punto, il sindaco Zito di Roccella Ionica ha precisato che il dato deve essere per comune e non per tutto il territorio della Locride, mettendo in evidenza che nel suo comune si sta registrando un calo dei contagi. Tesi questa contestata da alcuni primi cittadini, che considerano il problema scuole di ogni ordine e grado un problema Locride per l'interscambio di docenti ed alunni nei vari istituti comprensivi. Si attende adesso il parere dell'ASP. Lo dico in maniera molto chiara: secondo me l'ASP e i medici di base, se non c'è il nostro supporto, il supporto dei comuni, non sarà in grado di fare questo screening di massa di cui voi parlate. Grazie. Aldo, troppo tardi ti sei accorto. Se tu lo sapevi, dovevi intervenire prima. No, Ferruzzano, assolutamente, per me era Ferruzzano. Io ho preso la notizia di Palizzi in questo momento. Per me la collocazione, allora è stato detto anche in una riunione nostra dal dottore Mammì, che era Caulonia o Monoiserrani al nord e Ferruzzano al sud. Ora bisogna, perdonatemi, io ho preso un attimo la parola, bisogna stare attenti ed insistere perché non venga depotenziata Marina e il personale medico ed infermieristico venga diviso in tre. Ecco, questo sarebbe un danno, una presa in giro nei confronti di tutti. È necessario che vengano rafforzate tutte e tre le USCA, e se del caso pensarne anche un'altra non sarebbe male. Voglio dire, il territorio è ampio, vero è che è compito dei medici e del personale paramedico dell'USCA non è quello di fare i tamponi, ma è quello di assistere gli ammalati di Covid non ospedalizzati. Quindi c'è bisogno di personale che sul territorio si muova e che quindi abbia anche la possibilità e il tempo di potersi muovere. Che il nostro territorio è ampio e si tratta poi di assistere ammalati nell'ambito di una popolazione di 142.000 abitanti. Questo non lo dimentichiamo. Ecco, non facciamoci tirare, prendere per i fondelli dalla divisione dell'USCA di Marina in tre, farla diventare una e trina, perché questo costituirebbe un disastro per tutti quanti.